Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. In questa puntata, a sostegno della campagna per la prevenzione delle malattie cardiovascolari e del cancro, parleremo dei principali fattori di rischio delle malattie appunto cardiovascolari e del cancro. Lo faremo insieme al professor Enrico Roda, che è in collegamento con noi da Bologna. Buonasera professore, ben trovato. Buonasera, ben trovata lei. Professore, i tumori dell'apparato gastroenterico, quindi fegato, esofago e colon, è consigliabile che ci sia una diagnosi precoce? Allora, parlare di tumori prima di Natale non è il massimo, però ne parlo volentieri anche perché l'avanzamento tecnologico in quest'area è stato molto alto. Praticamente il 50-60% dei tumori o fino all'80% se la diagnosi viene fatta precocemente guariscono. Quindi è fondamentale la diagnosi precoce. Allora, partiamo dal cancro del fegato. Il cancro del fegato è un tumore che è un pochino in declino nei paesi occidentali, ma nel mondo complessivamente sempre in incremento. Le cause principali sono i virus dell'epatite B e C, sono le malattie autoimmuni e soprattutto l'alcol e la dieta sbilanciata che portano al fegato grasso, all'epatite cronica, alla cirrosi e al cancro. Allora, in questi casi la diagnosi precoce viene fatta facendo l'ecografia a intervalli fino adesso annuali e assieme ad una proteina nel sangue che si chiama alfa-1 fetoproteina. Quindi di fronte a queste situazioni noi dobbiamo prima eradicare la causa, quindi se uno ha l'epatite C, l'epatite B, ci sono i farmaci che sconfiggono definitivamente la causa. Se uno beve e fa una vita sedentaria in sovrappeso va messo a dieta e ovviamente bisogna fare il controllo ecografico e questa proteina nel sangue. Questo è per quanto si riferisce ai tumori del fegato, quindi lo screening di massa è facile da fare perché è un esame non invasivo e che tutti possono fare. Per quanto si riferisce invece al cancro dell'esofago, non c'è ancora una completa agreement, perché era una malattia abbastanza rara fino a 10 anni fa. Ora invece comincia a crescere di frequenza perché i fattori di rischio della malattia, che sono sempre quelli per cui noi facciamo la lotta, quindi il fumo, l'alcol, l'obesità, il sovrappeso, la sedentarietà e la familiarità, in questo caso la familiarità di primo e secondo grado ha importanza. Allora, nel caso del cancro dell'esofago lo screening è endoscopico, non ci sono altre strade, bisogna infilare un tubo nell'esofago e nello stomaco e valutare la lesione. Si va a caccia di che cosa? Di lesioni o di un tumore se c'è in fase iniziale e quindi guaribile con un intervento chirurgico ad hoc, oppure con una lesione cosiddetta precancerosa che viene racchiusa sotto il cosiddetto nome di esofago di Barrett, che è una serie di lesioni che si verificano nell'esofago distale. Allora, che cosa si è visto? Innanzitutto si è visto che è l'uomo ad alto rischio, quindi lo screening non serve per la donna. Secondo, serve poco anche a uno di razza nera, perché familiarmente ha poco rischio di avere un cancro dell'esofago, non sappiamo ancora bene il perché. Per cui un nero e una donna, non importa che si sottopongono a questi esami endoscopici che noi facciamo quando l'individuo comincia ad avere dei sintomi da reflusso, comincia ad avere bruciore, peso l'epigastrio, quindi si lamenta e va dal medico lamentando il fatto che l'esofago piange in qualche modo, si fa sentire. Ecco, allora in questi casi noi facciamo l'endoscopia. Una volta che noi abbiamo fatto l'endoscopia, ovviamente nel soggetto maschio bianco viene fatta l'endoscopia nel momento e dopo 10 anni. Questa è la diagnosi precoce, ovviamente si va a eradicare le cause e i fattori di rischio di cui abbiamo già parlato. Per quanto si riferisce invece al cancro dello stomaco, ormai anche i bambini sanno che la causa principale del cancro dello stomaco è l'infezione da Helicobacter pylori, che è un batterio che si prende alla nascita, in genere dalla madre o dal padre che bacia il bambino, quindi pochi sanno che l'infezione si contrae da molto piccoli e questo è un dato molto importante. Cioè il 90% di chi ha avuto l'Helicobacter l'aveva tutta la vita e rimane asintomatico per un lungo periodo.
Allora, anche qui la diagnosi precoce è un esame, è una diagnosi di tipo endoscopico. La gastroscopia, cioè prima si fa l'elicobacter, d'accordo? Che si fa nelle feci adesso, cioè il test dell'elicobacter si fa solo nelle feci, perché in tal caso è positivo. Se è positivo, c'ha un 98% di sensibilità di positività. Una volta che uno è positivo all'elicobacter, anche se non ha sintomi, se è adulto, deve fare la gastroscopia. Nella gastroscopia possiamo trovare una gastrite semplice, una gastrite atrofica, oppure possiamo trovare un tumore e quindi in tal caso possiamo decidere dopo come gestire il malato, se operarlo, se invece fare un follow-up nel tempo seguendo la metaplasia. Concludendo ora, quindi sul cancro del colon, questo rimane ancora la terza causa di morte nel mondo, nonostante le campagne che sono state fatte. È un po' in declino nei paesi occidentali, in Europa, negli Stati Uniti, perché noi da 15 anni abbiamo fatto una campagna nazionale per fare il sangue occulto fecale, la colonoscopia di massa, cioè nei paesi dove il sistema sanitario nazionale è gratuito e quindi uno non deve spendere 2.000 euro per fare una colonoscopia. È ovvio che conviene fare la colonoscopia piuttosto che non fare niente, mi spiego. Quindi nelle persone adulte c'era un costume per cui lo specialista dopo i 50 anni fa la colonoscopia, anche in assenza di sintomi. Adesso però il sangue occulto fecale sa ancora un suo peso, certo non è così grande come la colonoscopia. Nei soggetti che sono insensibili, che non fanno fatica a fare una colonoscopia, si fa una colonoscopia virtuale, che è una colon TAC di fatto, che è altamente precisa nella diagnosi, non è invasiva, e si farà la colonoscopia solo se ci sono delle lesioni. Quindi oggi la tecnologia ci è venuta incontro. Sicuramente tutti sanno che un polipo nel colon preso in tempo previene sempre la malattia. E dopo per 10 anni, siccome un polipo ci mette 8-9 anni a trasformarsi in un tumore, dopo per 10 anni non deve più fare la colonoscopia, 8-9 anni. Quindi è importante molto fare la colonoscopia in queste situazioni di rischio. E questi sono i dati principali che riguardano. Non abbiamo parlato di tumori del pancreas e di altri tumori tipo il linfomi o altre cose che sono più rari e che ne parleremo casomai un'altra volta perché sono più complessi. Beh, innanzitutto grazie professore Roda perché lei ci ha dato delle informazioni preziosissime e tutti quanti dovrebbero ascoltarla e fare quello che lei ci ha detto di fare, cioè la diagnosi precoce per quanto riguarda il fegato, l'esofago e il colon. Per quanto riguarda questi argomenti, professore, ci sono delle importanti novità? Sì, allora per quanto si riferisce al fegato, si è visto che se anche noi uccidiamo il virus dell'epatite C o il virus dell'epatite B o anche mettiamo a dieta uno che ha il fegato grasso o che ha già un'epatite cronica, il rischio di cancro si riduce ma non si annulla. E quindi bisogna in questi soggetti fare uno screening più stretto. Quindi l'ecografia invece che una volta all'anno va fatta 2 volte all'anno e l'alfa 1 fetoproteina 3. Quindi bisogna stringere il controllo, cioè il fatto che uno dice io sono guarito dell'epatite C, sono tranquillo, non è vero. Bisogna continuare a fare lo screening. Questo porta ad una popolazione no. Poi in più bisogna andare a caccia dei portatori di epatite C che non lo sanno nelle fasce ad alto rischio, cioè gli ex tossicomani, gli homo alcune categorie che hanno praticato il sesso libero e quindi bisogna andare a caccia dei portatori sani del virus dell'epatite C e dell'epatite B ed eradicarlo. Poi ovviamente bisogna continuare la nostra battaglia che è per eliminare i fattori di rischio, soprattutto l'alcol. Beviamo troppo vino, troppi alcolici, mangiamo troppo male ancora, il consumo della carne rossa è ancora troppo alto e quindi bisogna stare attenti a questo. Per quanto si riferisce invece le altre novità, ovviamente sono le tecniche di eliminazione della lesione che si va a trovare. Se si trova un piccolo nodulo di 2 o 3 centimetri nel fegato all'ecografia, si guarisce in pochi minuti con
delle tecniche modernissime di termoablazione, di chemoembolizzazione, delle tecniche mini-invasive che con un ago sottile si entra nella lesione e la si fulmina, e quindi la guarigione è garantita quasi nel 100% dei casi. Per questo bisogna stargli addosso a questi malati e addirittura andare a cercare i sani che sono portatori della causa. Per quanto si riferisce al cancro dell'esofago, c'è una novità assoluta che però ci vorrà ancora un anno o due, però che con le tecniche del Covid, il Covid ha un breve occhiello, ha sicuramente rallentato questi screening. Molta gente non si è sottoposta degli screening perché eravamo travolti da questa ondata di infezione, questa terribile epidemia. Però tornando all'esofago, c'è una tecnica oggi che è possibile nel sangue evidenziare il DNA metilato di una cellula da cui scaturirà un cancro, e questo precede il cancro 5 anni. E quindi questa qui è una novità assoluta che se verrà applicata, e questo si è sviluppata questa tecnica grazie alle nuove conoscenze sull'RNA messaggero che abbiamo sviluppato durante il Covid. Quindi il Covid ha avuto anche dei pro ma anche dei contro. Per quanto si riferisce le novità del cancro dello stomaco, io sono dell'opinione, anche se molti mi guardano con sospetto, parlo dei miei ex allievi della mia scuola lì al Sant'Orsola, cioè io sono dell'opinione che siccome il sangue, l'elicobacter nelle feci è un esame che costa poco, perché non farlo a tutti i bambini? Quando uno va a fare le vaccinazioni di massa, va a scuola, lui fa l'esame delle feci, se sa l'elicobacter è portatore, lo elimina con due antibiotici e riduce il rischio di avere un tumore del 98%, probabilmente se anche del 100%, perché quando uno è bambino l'esposizione al cancerogeno, cioè al batterio, è molto corta. E quindi più uno è esposto a un cancerogeno, a un batterio, a un virus, più si altera la cosa. Venendo ora, l'altra novità, quindi lo screening è da fare da piccoli di sicuro, e poi la sorveglianza in chi ha una metaplasia dello stomaco, secondo me deve essere fatta per uno che ha dei fattori di rischio concomitanti, in sovrappeso, fuma, beve, più stretta. Non bisogna avere troppo paura di fare un'endoscopia, perché oggi facciamo degli esami endoscopici con una sostanza, il propofol, che di fatto uno non si accorge neanche di fare l'esame, non sente dolore, non sente assolutamente niente. Tornando invece alle novità del cancro del collo, quelle sono ancora più rilevanti, perché ci hanno permesso di vedere il gruppo di microbi che più sono associati a questo tipo di tumore. Voi sapete che questo tumore ha una grossa parte di tipo ereditario, quindi per la familiarità è molto importante questo tipo di tumore. Però i fattori ambientali, e soprattutto l'alimentazione, hanno un ruolo, la sedentarietà, il sovrappeso, hanno un ruolo l'alcol, un ruolo il fumo, un ruolo determinante. Allora, la novità in questo settore qui è che sono stati trovati dei microbi il Fusarium 1 e una varietà di Escherichia coli che produce una tossina cancerogena, che oggi è possibile selezionare facendo delle opportune modifiche del microbioma. In più è stato trovato un fungo che nessuno avrebbe mai pensato, ed è stato trovato proprio nel periodo del Covid, in cui sono state fatte tutte queste indagini virologiche nelle feci, nel sangue, dappertutto. È stato trovato un fungo apparentemente innocuo, un Fusarium Budleyi, che in realtà invece è fortemente legato a tutti quelli che hanno un cancro del colon. Siccome si elimina facilmente, un semplice esame delle feci ci permette di identificare questi difetti ed eliminarli. Per tornare alle tossine delle Escherichia coli, l'altra cosa che emerge in modo evidentissimo è che il consumo di carne rossa, specie elaborata, e quindi gli insaccati così, è quella che genera di più la proliferazione delle Escherichia coli, della sua tossina cancerogena. Quindi viene ulteriormente confermato che non bisogna mangiare carne rossa se non pochissime volte. Quindi la carne rossa, quindi noi stiamo, i nostri
poveri agricoltori stanno facendo una battaglia come per il sovranismo alimentare, tutte cose che lasciate a noi, le nostre mucche, i nostri maiali, i nostri salamini, però è una battaglia di retroguardia questa qui, quando tutto il mondo va più civile, va in un'altra direzione. In Olanda hanno ridotto del 30% gli allevamenti di mucche per questo motivo qua e di maiali, e quindi vuol dire che guardano avanti, no? Uno deve guardare avanti se vuole permettere di aumentare la durata della vita e la sua qualità, prevenire anche la demenza, eccetera eccetera. Quindi è una battaglia che va fatta. L'altro, e quindi queste sono le novità principali che ovviamente io ho dovuto riassumere, perché ovviamente il tempo stringe. Ho cercato di rendere più giornalistica la puntata, perché in realtà è molto più scientifica e molto più dotta di come io l'ho presentata. Io sono sicuro che molti dei miei ex allievi che dirigono i principali reparti del Sant'Orsola saranno critici sul mio intervento, perché forse sono stato un po' superficiale, ma io cerco di raggiungere le persone normali, perché metterle in una condizione di pensare loro alla propria salute. Uno deve pensare a se stesso, quindi stare attento quando mangia, quando fa, la propria salute. Beh, professore, penso che lei ci sia riuscito oggi, perché ci ha detto delle cose veramente importanti che, se tutti la ascoltassimo, riusciremmo praticamente a ridurre quello che sono questi tipi di tumori, che possono essere anche devastanti per una persona. Quindi, dottor professore, per Natale, per le feste natalizie, come dobbiamo mangiare? Sì, io penso che questo è importante rispondere, perché tutti i giorni mi fa questa domanda, capito? Perché tutti cercano di contrattare, siccome io sono severissimo con i miei pazienti, capito? Li tratto tutti col mitra in mano, e se uno non obbedisce gli faccio cambiare dottore. Quindi io sono severissimo sul peso ideale, sulla linea, sull'attività fisica, fumo, alcol, e quindi sono severissimo, tutti mi fanno questa domanda, no? Allora, secondo me bisogna seguire anche gli insegnamenti dei nostri filosofi, Aristotele, Platone, così, dove ci sono anche dei piaceri nella vita, uno non può mica. Quindi il giorno 2 o 3, se noi durante le feste qualche volta sbagliamo, non succede niente. Però quello che è importante è prepararci. E quindi nel periodo pre-natalizio, da oggi in poi, cominciare a fare una dieta disintossicante. Una dieta disintossicante vuol dire ridurre gli zuccheri, quindi cominciamo dalla frutta, non più di 2 frutti al giorno, raddoppiare invece la verdura, che ha un'azione disintossicante molto forte, raddoppiare la quantità di verdura che ha delle buone fibre, migliora i microbi nella pancia. Poi bisogna preferire il pesce e i legumi nell'alimentazione, perché hanno un effetto per una serie di motivi, quindi pesce e legumi. Poi la pasta e il pane, ridurne la quantità e mangiare un pochino più di riso e di mais, perché così si riduce il potenziale del glutine, che è un po' difficile, è pesante da digerire. Non bere alcolici e fare moltissima attività fisica nella fase che precede, bere e raddoppiare il tè e il caffè, perché il tè e il caffè riattivano, hanno un effetto antidiabetico, riattivano fegato e rene a eliminare le tossine. Quindi raddoppiare tè e caffè, quindi attività fisica, tè e caffè, la dieta mediterranea semplificata che ho detto, non toccare più la carne rossa finché non si arriva a Natale, e poi dopo Natale ci scateniamo. Però non ci dobbiamo scatenare, nel senso che dobbiamo mangiare di tutto, assaggiare di tutto, ma non delle grandi entità. Quindi dobbiamo piluccare un po' a destra e a sinistra, senza esagerare, senza strafare, e anche l'alcol si beve quella piccola quantità di prosecco per far vedere che si amano i propri cari, i propri fidanzati, i figli, i nipoti, ma senza strafare. Poi dopo si riprende una vita attiva e sana. Professor Roda, grazie, veramente, io è la terza volta che lo dico in questa puntata, però penso che lei veramente oggi ci abbia dato dei consigli importantissimi. Grazie professore, le auguro buone feste, a presto. Buon Natale anche a lei e alla sua famiglia e a tutti che ci ascoltano, buongiorno. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione, vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.